Ciao a tutti, oggi prepareremo il loulou. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa, più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido, acqua, vanillina, uova, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero, il burro, la vanillina, e il sale. Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo la farina . Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. A questo punto azioniamo di nuovo il bimby per 30 secondi, sempre a velocità 3. Lasciamo raffreddare all'interno del boccale per 20 minuti circa. Trascorso il tempo, chiudiamo il boccale con il coperchio, azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio aggiungiamo una per volta le uova. A questo punto fermiamo il bimby e lo azioniamo per 30 secondi, sempre a velocità 4. Trasferiamo in una sacca a poche e riempiamo gli stampi per loulou. Per formare il loulou utilizzeremo uno stampo in silicone del diametro di 5 cm, ma potrete utilizzare anche degli stampi in alluminio. In questo caso andranno imburrati precedentemente. Abbiamo trasferito l'impasto in una sacca a poche che andremo a riempire poco più di metà. In forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti circa. Terminata la cottura, aprire leggermente lo sportello del forno e lasciare intiepidire per 15 minuti sempre all'interno del forno. I loulou sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di farcirli. Abbiamo riempito una siringa per dolci con panna montata, ma potrete utilizzare anche vari tipi di creme pasticcere. Adesso effettuiamo un foro nella parte inferiore del loulou per riempirlo con la panna montata.
Una volta riempito, lo spolverizzeremo con lo zucchero a velo. Lulù, grazie e alla prossima ricetta!